Presidente Marsiglio, una sigla importante con una firma importante con 31 sigle di associazioni e organizzazioni per combattere la piaga dello sfruttamento del lavoro. È un passaggio importante per il rafforzamento dei presidi di legalità, soprattutto nel mondo del lavoro. Ci sono state negli ultimi mesi troppe brutte notizie in Abruzzo, anche se si è registrato un calo degli incidenti sul lavoro, sono purtroppo aumentati i decessi. Questa è una piaga che l'Abruzzo deve combattere con più determinazione. Questo protocollo serve anche a questo, perché rispettare i presidi di legalità contro il caporalato, contro lo sfruttamento, contro misure che appunto poi, impoverendo il lavoro e mettendo i lavoratori in condizioni di minore esercizio dei propri diritti, evidentemente apre la porta anche a incidenti sul lavoro e a eventi tragici dei quali abbiamo purtroppo dovuto registrare un incremento negli ultimi tempi. Si rendono disponibili anche risorse adeguate? Ognuno deve fare la sua parte, con i nostri uffici abbiamo lavorato perché appunto si mettesse in funzione un meccanismo virtuoso di collaborazione con i sindacati, con le associazioni imprenditoriali e datoriali. Questa è la strada giusta e naturalmente ai protocolli, alle firme e agli impegni seguono ognuno la propria parte di stanziamenti e di risorse dedicate. Cosa cambierà con la firma di questo protocollo? Cambia una maggiore collaborazione tra gli enti coinvolti, tra tutte le parti messe intorno a un tavolo. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che le leggi esistono e basterebbe applicarle. Evidentemente non è sufficiente, perché se pur esistendo tante particolareggiate leggi e norme e regolamenti che riguardano il mondo del lavoro e il rispetto delle condizioni di legalità, questo purtroppo non accade sempre. Lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra i diversi soggetti aiuta a fare in modo che queste norme vengano rispettate non soltanto sotto il profilo formale, ma sotto il profilo sostanziale. Grazie.